Quest'anno il premio Nobel per la fisica è stato assegnato per lo sviluppo delle tecniche sperimentali che hanno portato alla generazione di impulsi a dattosecondi e alla loro applicazione allo studio delle dinamiche elettroniche nella materia. Partiamo dalla definizione. Un attosecondo è un miliardesimo di secondo, cioè 10 alla meno 18 secondi. Il termine deriva dal danese atten, che significa appunto 18. Il processo fisico alla base della generazione di impulsi ad attosecondi in apparenza è abbastanza semplice ed è stato dimostrato sperimentalmente per la prima volta verso la fine degli anni 80, inizio degli anni 90, da Dan Lullier. Il punto di partenza è un laser ad impulsi ultracorti nella regione dei femtosecondi, in grado di generare impulsi di alta energia di solito nel visibile o nel vicino infrarosso. Il fascio laser viene poi focalizzato in un mezzo gassoso, tipicamente un gas nobile, fino a raggiungere un'intensità di picco di 10 alla 13, 10 alla 14 watt per centimetro quadro. A seguito di una serie di fenomeni altamente non lineari, si generano impulsi ad attosecondi nella regione spettrale dell'ultravioletto estremo e dei raggi X molli. In natura esistono processi fisici che evolvono sulla scala naturale dei femtosecondi. Il moto degli elettroni avviene su questa scala temporale. Quindi, per investigare il moto degli elettroni in atomi, in molecole o in solidi, è necessario utilizzare impulsi ad attosecondi. Al Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano è in funzione l'Attosecond Research Center, in cui lavorano anche molti studenti che si occupano di tutte le tematiche che stanno alla base dei processi fisici coinvolti nel processo di generazione e applicazione degli impulsi ad attosecondi. Il nostro gruppo di ricerca ha fornito notevoli contributi al settore degli attosecondi, a partire dall'invenzione di una nuova tecnica di compressione di impulsi laser di alta energia, tecnica utilizzata da Ferenc Krauss per la generazione di impulsi ad attosecondi isolati. Il nostro gruppo ha poi dimostrato per la prima volta la possibilità di utilizzare impulsi ad attosecondi per investigare la dinamica elettronica all'interno di molecole, in collaborazione con Anne Lullier, partendo dalla molecola di idrogeno per poi passare a molecole via via più complesse. Un campo di indagine estremamente interessante per il futuro è l'attochimica, cioè la possibilità di utilizzare impulsi ad attosecondi non soltanto per investigare il moto degli elettroni all'interno di una molecola, ma anche per controllare una reazione chimica agendo direttamente sugli elettroni. Un altro settore di ricerca di cui ci stiamo occupando nei nostri laboratori è l'applicazione degli impulsi ad attosecondi e lo studio della dinamica elettronica in solidi, con l'obiettivo finale di sviluppare quella che si chiama petahertz electronic, cioè la possibilità di aumentare fino al petahertz la frequenza di ripetizione di un dispositivo elettronico.